Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa 23esima puntata della serie North Brabant, anche questa serie in compagnia di Red Strike 89 Ciao a tutti. e ormai dell'immancabile Lele che ha preso praticamente il posto del prof, visto che lui si era spassa al mare, allora io ho dovuto trovare altra mano d'opera. Ciao a tutti. Allora ragazzi, in realtà noi siamo già partiti, abbiamo fatto un po' di silato, ci siamo portati avanti un po' dietro le quinte, ma con voi vi faremo vedere un po' di trebbiature di mais, che è veramente tanto che non trebbiamo mais, perché non è ancora arrivata l'offerta, non l'abbiamo ancora venduto, però insomma, per fare qualcosa di, tra virgolette, diverso anche noi, partiamo in trebbiatura di mais. Quindi io parto sulla mia ben amata case. Red va sul suo ben amato case. E tutti col case. E speriamo di combinare, di non combinare un case, insomma, cioè. Lele è sul mio JCB. Beh, certo, ormai lo uso solo io. Praticamente sì. Quindi qua ognuno usa la roba degli altri e non tiene quello che vorrebbe usare. Io sì. Ah, tu sì, è vero. Vabbè, caso strano, è la prima sera però, eh. Allora, qua siamo sempre in balia degli alberi. E quindi ci sta il solito tagliare, tagliare, tagliare. Tagliare, tagliare, tagliare. Ma Fermo, stasera fermo. scoppio ritardato, non ci va. Vera, fermo, Succede? Dove vai? fermo. Aspetta, vieni qua. Bandisci, bandisci. Va bene, Oh. no. No, 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 no. Vai via, vai via. Se no, tagliare la biava tu. Qua se non li tengo a bada, ragazzi, questi qua mi disboscano tutta la farm. Giusto. Dopo io dove vado a raccogliere le noci? Dove vado a raccogliere le ciliegie quando è ora? Nel vicino. Ma il vicino c'ha quel brutto vizio di sparare a vista, quindi... Vabbè, ma tu sei grande capo ferro battuto. Mimetizzati. Però mi devi spiegare da dove ti è venuto sto ferro battuto. Boh, Iron Man, uomo di ferro, ferro battuto, grande capo. Ah, ma poi sono io quello delle battute strane, cioè... No, ma io sono innocuo a confronto, eh. Ma ti ho detto, è stare con te che è una malattia, ce la trasmetti così. Diventiamo spossati anche noi. Spostati. Sono contagioso, spostati. No, Vabbè, dai. Inizia a fare il prof anche te. perché se sei spossato poi sei stanco e non lavori, quindi fai lo spostato, magari sei fuori di testa però lavori. Esatto. Va bene, mi faccio un po' l'ase così sono a posto. Ti fai un multicentrum visto che Poi mi siamo in multi. faccio un multifruit. Multifruit. Ti Multifruit. bevi un ace, insomma. Sì, beh, dai. Robe del genere. Non so quanto buono venga però, l'ace. Con frumento, orzo e robe così. Vabbè, chiudi gli occhi. Esatto. Sì, dai, butti giù tutto d'un fiato come fai con le medicine e via. Allora ragazzi, io vi devo dire una cosa purtroppo, che in queste ultime settimane vi ho mentito, non vi ho detto la verità per quanto riguarda Arbos. Perché non è vero che non può entrare perché, sì, vabbè, ha i suoi turni di lavoro, una cosa e l'altra, ma la verità è che l'ho mandato in missione. E voi vi direte dove l'hai mandato, ma adesso ve lo spiego. Praticamente tutto è partito qualche settimana fa, quando stavo svuotando la mia soffitta di casa e mi sono imbattuto in un mio, nel baule, vecchio baule di un mio trisavolo, di un mio vecchio vecchio antenato. E ho trovato una pergamena, ho trovato dei manoscritti praticamente dove si parlava di alchimia. Si parlava della famosa pietra filosofale. Praticamente, se... cacchio ridi, cioè, non ho detto niente di strano ancora. Si parlava della famosa pietra filosofale che si chiamava così, ma in realtà non è il suo vero nome, perché praticamente non tutti possono usare la pietra filosofale, che sarebbe quella famosa pietra che praticamente trasforma in oro tutti gli altri metalli. La pietra filosofale l'hanno chiamata così perché anche se qualcuno la trovava, nonostante abbiano cercato di nasconderla,
si diceva praticamente che solo chi si chiamava Pasquale poteva attivare la pietra filosofale. E quindi anche se l'hanno rubata, l'hanno presa, chiunque si chiamasse Pasquale non riusciva ad attivarla, perché in realtà non si chiama così la pietra filosofale. Questo manoscritto racconta che in realtà la pietra si chiama Pietra Filosofiron. E quindi ho tutti i motivi di credere che se la trovo posso riuscire a attivarla e magari diventiamo ricchi. Quindi che cosa ho fatto? Ho mandato Arbos nella foresta del Borneo, perché secondo questo manoscritto l'ultimo posto dove potrebbe essere stata nascosta è la foresta del Borneo. E voi mi chiederete perché non hai organizzato una spedizione, perché non hai mandato qualcuno di più preparato, perché uno deve restare segreta la cosa, non è che la posso raccontare a tutti, perché adesso in realtà non la sto raccontando a tutti, la sto raccontando solo a Red e a Lele. Sì. E poi perché praticamente la tribù dell'epoca che ha tenuto nascosta la pietra filosofairon parlava non fatemi ridere che non riesco a raccontare, parlavano una lingua molto particolare che era a metà tra l'arabo e il messicano, che è anche molto particolare come cosa, perché sono due stati molto lontani tra loro ed è strano che si siano mischiati le due lingue, creando appunto questa nuova lingua. Quindi ho mandato Arbos in quanto esperto di questa lingua, perché loro parlavano l'arabos praticamente. Basta? Basta. Mi rifiuto di continuare. Non volete sentire il continuo? Continua pure. Allora, aspetta che mi tolgo sto traliccio dai piedi. Porca miseria. Ok, ce l'ho quasi fatta. Solo che io devo chiedere un favore a Red, perché praticamente è da un bel po' di tempo che non sento notizie di Arbos. Prima ci sentivamo tramite radio satellitare, però è un paio di settimane che non ho più nessuna notizia, quindi sono un attimo preoccupato. Visto che non ne possiamo parlare apertamente, non è che posso mettere un annuncio "cerco Arbos alla ricerca della pietra filosofale", devo fare le cose un po' in segreto. Allora stavo pensando di mandare Red qui agli studios di North Brabant, dove gira uno studio farming, a chiedere a Vermiglio Fedez se magari tutti gli inviati che hanno in giro per il mondo l'hanno rintracciato da qualche parte. Quindi io direi a Red di passare all'azione, perché non possiamo stare qua con le mani in mano e fregarci completamente. Quindi manderei Red nella Red azione di Studio Farming a sentire da Vermiglio se abbiamo novità, se abbiamo notizie riguardo ad Arbos. Quindi Red, vai pure, lascia il posto a Lele, finché ti aspettiamo noi tagliamo un attimo il video, così non facciamo aspettare troppo i nostri amici a casa. Ok. Puoi lasciare anche qua il trattore, vabbè, no, per non andare a piedi, giusto? Vai, vai. Scusa. Va, perfetto. No, lo lascio in mano a quell'altro là. Giusto, giusto. Non si sa mai, eh. Non si sa mai che non lo guidi alla case. Ma boh, ragazzi, finché noi aspettiamo Mark che torna sperando di avere buone notizie, noi ci rivediamo tra poco sperando di avere qualche buona nuova. Bene ragazzi, siamo anche alla fine del campo, stiamo ancora aspettando il ritorno di Red, che prima ho erroneamente chiamato Mark, ma d'altronde se sono fuso, non è che posso dire tutte le cose giuste. No, spostato. Spostato. Mi si è spostato il fusibile, quindi non... Quindi aspettiamo impazienti il ritorno di Red, che ci dia qualche notizia di Arbos, che... Ah, eccolo qua. Vediamo. Allora, se... sono stato allo studio. Okay. Hanno detto che Arbos sta bene. Ah, meno male. Ma è ospite a un tributo di sole donne.
le Amazon. Ah. E sono senza tecnologia né corrente, quindi ha le batterie della radio scariche. Ah, ecco, quindi non riesce a comunicare, però sto bene. Esatto. Sì, e sì, notizie della pietra filosofale, non ha trovato qualcosa? Ancora non hanno, cioè loro non hanno notizie, sanno solo che sta bene perché non è riuscito a riferire. Ah, vabbò, comunque l'importante è che stia bene, la cosa più importante è quella. Oh, ma sì. Quando è che mi spedisci in missione anche a me, che trovo una tribù di donne anch'io, no? Perché mi sembra buona la cosa. Se vuoi, quando, se Arbos fallisce, mando te, però se dovesse capitare una tribù di soli uomini... No, non ci pensiamo, non ci pensiamo, basta, rimango in farm, basta. No, ma saresti più contento tu? No. Come no? No. Non so, non sei contento di essere preso per... No. Tagliare. No, tagliare cosa, scusa? Quello che state pensando, tagliare. Certo che tu, cioè, la fissa di sti alberi e tutto ciò che assomiglia al tronco vuoi tagliare. Tagliare. La tribù dei randazzo non li vuoi conoscere? No. No. Via. No, proprio non gli interessa a posteriori proprio. No, mi chiudo dentro il JCB, punto e basta. Fine. Vabbò, niente, ho perso un altro missionario, non ci vuole andare in missione. No. JCB. ti sequestro le chiavi. Non vuoi andare a conoscere il grande capo fuso alzato, no? No. No. Vabbè, niente ragazzi, toccherà ad Arbos, che ha avuto anche fortuna di trovare una tribù buona, insomma. Buona senza Raù. Allora, noi adesso, finito sto campo qua, che ormai ci siamo, andiamo a fare un po' di acquisti, perché ho chiamato Gas e gli ho detto che voglio portarmi a casa Stoxerion, infatti gliel'ho già portato, e anche se in realtà non è Gas, perché mi ha mandato un suo sostituto che mi ha già controllato l'Oxerion, me l'ha già messo a posto, devo solo mandargli il pagamento e posso portarmi a casa l'Oxerion completamente rimesso a nuovo, praticamente. Ok, qua gli FPS continuano a scendere e salire continuamente, non so per quale motivo. Il processore lavora a tutto spiano, quindi ragazzi, mi sa che il mio computer ha deciso di fare qualcosa oltre che far andare il gioco. Allora Red, puoi andare avanti con, magari posso anche spegnere la trebbia, puoi andare avanti con l'Ela al campo 12 e io vado a fare un po' di acquisti. Ecco qua, ho spento tutto, quindi organizzatevi per portarvi là i mezzi. Io mi metto là con la Coldeus, con il portabarra. Tanto tu sei capo squadra, quindi dai pure gli ordini a Lele, digli cosa deve fare, che è responsabile da tua la trebbiatura del campo 12. Boh, io mi metto qua sopra, che magari il mio tablet prende meglio, perché mi devo collegare un attimo al sito www.gas.prof. Eccolo qua. Allora, siamo entrati nel sito, cerchiamo la categoria trattori e compriamo questo qua, Xerion 4500. Vedete che è a un prezzo ottimale, quindi portiamo a casa. Buono. Poi, visto che abbiamo un po' di animali da vendere, hai bisogno, Red? No. Andiamo a comprare anche questo bel Flierg qua da 85.000 euro, quindi costa anche un botto, ma carica 140 polli, 36 beef, 34 pig, 6 cavalli carica anche. Evidentemente ci sono anche mappe con i cavalli, ships, non so cosa sono, i lamb sono gli agnelli, quindi carica tutto questo. Sì, però teoricamente la Chew River c'ha anche i cavalli. Ah, vedi, bello, devo andarmela a vedere sta mappa.
Allora, compriamo questo qua per 85.000 euro. E basta, perché adesso siamo un attimo in riserva di liquidi. Ma in questo caso i liquidi non è acqua, ma... Allora, io mi sto già partendo, da che parte devo uscire? Ce la posso fare, ragazzi. Devo uscire di qua. Mi vado a prendere l'Oxerion. Faccio una bella corsetta a piedi. Acceleriamo un po'. Bam! Meno male, mi sono fermato in tempo, stavo per andare a sbattere sul muro. Porca miseria, guarda stasera che lagoni che mi fa il gioco. Oh, velocità normale. E andiamo a prendere... Oh, guarda che me l'ha fatto trovare, tutto a posto, bello, lavato, pulito. Bene, bene, bene. Allora, tiriamoci giù il volante. Ottimo. Visto che fa ancora caldo, mettiamoci un po' di clima. No, questa è una radio. Clima, perfetto. Mettiamo in moto la baracca, per modo di dire, perché c'è ancora l'IC inserito. Ok. Boh, adesso vediamo solo se con l'Oxerion posso agganciare sto carro che non ho mai provato, e poi magari ci vediamo dei pullet che iniziamo a vendere un po' di polli, visto che siamo arrivati ormai a quasi 160. Sì, me la fa agganciare, perfetto. Buono ragazzi, ora ci vediamo dai pullet, così proviamo anche se va, perché non ho ancora provato sto carro, quindi non so se funziona realmente. Bene ragazzi, eccoci qua ai pullet. Volevo magari prima raccogliere qualche uova, se... qualche uovo. Se ce n'è, sì, qualcuno c'è, quindi raccogliamo qualche ovettino. Quindi stasera frittata assicurata. E anche stipendio di Rele, che essendo stagista adesso tocca a lui essere pagato a uova e pullet. Infatti non li vendo tutti perché... Lasciamene bene un qualche d'uno, dai. Allora, vediamo se riesco a manovrare per entrare dentro qua, visto che non avevo calcolato che sto carro è bello grande. Forse vado meglio a entrare di là, forse andiamo di là, ragazzi. Ho controllato prima, ci sono 160 polli da vendere. Questo carro qua ne carica 140, quindi facciamo un pienone. E gli altri 20 li lascia a me. E gli altri 20 li lasciamo a Lele. Vabbè, per una settimana mangio. Anche di più mi sa. Allora, ma dipende dall'appetito. Vi spieghiamo la lampa, così vi faccio vedere che è anche telescopica. Vedete che si allunga. Bello. Ed entriamo. Vediamo se mi fa caricare questo, perché non ho provato, quindi... Se non mi fa caricare i polli è un casino, che devo uscire, modificare... Boh, adesso vediamo. No, no, carica, carica. Ah, compaiono in casse dentro. Bello. Boh, vi presento qualche pollo finché siamo qua. Questo qua che vedete adesso è Paul Newman. Dietro vedete... Dietro in coda vedete Paul McCarthy. Poi... Ma te cosa ci fai vestita così? Ah, sei una ballerina di pole dance? Ok, perfetto. E invece tu che cavolo ci fai vestito da astronauta? Ah, vuoi andare sull'Apollo 13. Va bene. Convinti voi. Va bene, contenti così. Tutti. Cos'è che dici? Cos'hai mangiato? Polpette? Va bene. Buone. E tu? Pollenta, va bene. Boh, qua ragazzi si fa lungo a caricare tutto sto bestiame. Io ho finito di sparare cavolate. Quindi voi aspettate insieme a me o ci vediamo a carico effettuato. Facciamo così, ci vediamo a carico effettuato, ragazzi. Ok ragazzi, siamo anche arrivati al Lidl, così possiamo vendere i nostri pullet. Adesso vediamo un attimo se riusciamo a far manovra, perché
non avevo considerato le dimensioni di questo carro, devo dire che si fatica un pochettino, però dovremmo farcela. Passiamo anche un po' in mezzo alle siepi, vabbè, pazienza. Comunque 140 polli ci stanno su sto carro, quindi è un buon, è veramente un buon, una buona capacità. Allora, aperto, abbiamo aperto, adesso vediamo se mi riscarica. Non mi riscarica, perché non mi riscarichi? Devo andare più indietro, devo andare più avanti. Non hai voglia di polli oggi? Devo premere qualcosa, aspettiamo, apriamo F1. No, non devo schiacciare niente in teoria. Ah bella, li ho caricati ma non riesco a scaricarli. Ahi. Bah. Mistero dei polli. Mistero dei polli, eh. Ah, sei sicuro che il leader non sia chiuso? Ma no, è aperto, è aperto. Ma oh, però veramente non mi riprende. Proviamo a uscire proprio dal trigger. Rientriamo. E vediamo se mi riprende. Ah, ma mi dà il simbolo di scarico. Quindi che cosa vuoi che faccia? Che premo Q? Oh, adesso me li sta scaricando. Buono, buono, buono. Allora ragazzi, io intanto mi vado a vedere le offerte del Lidl, perché è tempo che qua scarica, facciamo notte. Continuo a scaricare anche se sono sceso. Sì. Boh, volevi fare l'astronauta, è andata male. Ha detto che gli piace un macello fare l'astronauta. Ma vendiamo anche sti 8 ovetti da via, vendiamo anche sti ovetti. Li avrà venduti, boh, non lo so, penso di sì. Diamo un'occhiata qua al banco macelleria. Il nostro direttore è contento che abbiamo portato la fornitura di carne. Vediamo qua cosa c'è in offerta. C'è ancora la motosega Johnsonred da 799. Peccato che non hanno messo le altre in offerta, potevamo pensare di comprarne un'altra. Qua c'è la pubblicità del dentista. Questo è un film che è uscito al cinema. Qui c'è il bancomat. Vabbè, vediamo se ha finito di scaricare. Ce n'ho ancora 65 da scaricare. Sali sul camion, fagli paura per fargli scendere. È che sono dentro le casse di legno, quindi finché non le apro tutte una alla volta non escono. Va buon ragazzi, allora facciamo così, visto che vogliamo vendere anche un po' di maialini, ci vediamo alla stalla dei pig, così vendiamo anche i maialini. Allora ragazzi, eccoci arrivati anche dai pig. Qua adesso rideremo un po' a far manovra, ma forse neanche tanto, magari mi infilo un po' qua nel boschetto. Apriamo qua tutto. Non si apre, perché non si apre? Dai, dispiegati, bravo. Aspettiamo che si apra tutto. Mettiamola retro. Vediamo se ce la facciamo. Ce la facciamo? Non ce la facciamo? Dai. Ce la facciamo. Perfetto. Carichiamo anche i nostri maialini. Che ragazzi, di maialini ne abbiamo perché... se vi ricordate avevamo quel problema del bug della mappa. Eccoli qua che stanno... Si stanno autocaricando. Guarda l'animazione qua sotto il carro. Vabbè, facciamo finta di niente. Comunque i pig ci sono perché sono rimasti nonostante il bug del salvataggio, mentre i beef no. Di beef non ce n'è neanche, ce n'è solo due adesso, perché dalla scorsa puntata a quando abbiamo, anzi tre, quelli qua sono diventati tre adesso.
praticamente... Ah no, aspetta, ci sono qua i beef. Solo che sono piccolissimi, sono dei pigmei praticamente. Quindi quando saranno cresciuti li andremo a vendere anche questi ragazzi. Ah, oh, pigmei. Beefmei. Beefmei. Big Mac. Big Mac. Ha solo 34 maiali, tiene, quindi dobbiamo fare un secondo giro. Vabbè ragazzi, allora ci vediamo di nuovo al Lidl per vendere i maialini. Anche perché qua abbiamo due giri da fare. Bene ragazzi, siamo arrivati al punto vendita. Anzi, siamo tornati perché poco fa eravamo qua. Quindi vediamo se riusciamo a fare manovra in retromarcia ad entrare. E vendiamo anche i nostri maiali. Che mi sembrano un po' magrolini sti maiali, hanno i fianchi completamente piatti. Sembrano proprio i classici piatti di porcellana. Allora, vediamo se stavolta mi scarica senza farmi diventare scemo. Proviamo. Sì, perfetto. Quanto prendo? 200€, 206€ a maiale. Non c'è maiale. Non c'è, bravo, bravo. Non c'è maiale. Ne hai tenuto uno? Devo fare un altro giro di carico, quindi sì. Dopo tiene uno. Uno c'è, lo una porchetta. Sì. Porchetta, prosciutti. Teniamo, teniamo. Perché siamo svegli tutta la notte a mangiare, non andiamo mai a letto. E beh, cosa serve andare a letto? A niente. Appunto. Non andiamo mai a letto. Non l'ha capita, eh. L'ho capita. Ok, quindi cosa abbiamo fatto? 7.000€ di maiali. Ok. Non c'è maiale. Quindi ragazzi, c'è maiale. Secondo giro, altro giro, altra corsa, ci vediamo di nuovo dai pig. Allora ragazzi, eccoci di nuovo qua. Secondo carico di pig. Sarebbe quasi stato bello aver fatto tre giri, così potevamo fare il tricarico, invece... Che non so se voi li conoscete, il tricarico. Sono un gruppo musicale. Vabbè, comunque mai, voi mai siete gente di campagna, voi cosa volete saperne? Siamo contadini noi. E dei poveracci. Si buoni solo da Puente Formaio a volte. Ma veramente stasera speravo in un qualche pullet, però... Ma dopo te li do. Tanto sto già bisticciando con la stalla di maiale che non riesco a entrare. Dov'è che sto toccando? Vai, su. Dai che devo vendere i maialini. Ecco qua. Carichiamo maialini, poi ragazzi vi faccio vedere, qua è una guerra a uscire perché ho tutti sti alberi qua, non riesco a girarmi, quindi tagliare. Devo fare tutta la manovra in retromarcia, devo fare. E se è mai la volta buona che ti decidi? Abbiamo finito? Boh, abbiamo finito di caricare. Chiudiamo tutto, adesso vi faccio vedere la manovrina in retromarcia. Eccoci qua. Guarda che lavoro di precisione. E se non manovro in retromarcia così non mi giro più. Voilà, guardate che bello. Questi qua, visto che sono pochi, gli ultimi non riescono a tenersi caldo. Mettiamo la copertura, ecco qua, così non prendono freddo. Che non si ammaialano. Che non sia mai alano, madonna, cioè lei le mi dà delle soddisfazioni, guarda, quasi quasi licenzio Red e la sua moneta. Ah no. Bandiscimi già adesso, guarda, non voglio neanche più entrare. Che permalosa che sei. Dai, come faccio dopo senza Red? Chi prendo in giro dopo?
Quello è vero, a chi è che addosso le colpe poi? Scusami, Giusto, giusto. Red mi serve per scaricare la tensione. Ho pensato che gente. È il mio sacco da box, insomma. Che gente. Ma dai, ma ti vogliamo bene, dai. Sì, sì. Non mi crede, non so come mai, non mi crede. Neanche fossi qua a dargli la colpa continuamente di ogni cosa. No, e guarda, per... vuoi mandarmi in giro? E sulla luna, e di qua e di là. Ma questa me la prendo, tutti vogliono mandarmi in giro. Oh, che mi faccia male, ma queste robe qua. Ti lamenti, tutti che vogliono viaggiare. Io sto bene a casa. Tutti vogliono i Luna Red, insomma. Ho visto anche che nella pagina del contest che ho aperto già più di qualcuno fa scenette dove tu finisci in ospedale. Sì, ma infatti mi uccidono. Vabbè. C'è la mafia che ti perseguita, cioè. No, ma piace sta cosa, cioè. A me no, sai. Questo è il tuo destino. Allora, basta mi paghi gli infortuni. D'altronde ti chiami Red, quindi sei rosso sangue, quindi è normale. Cioè destino, cioè te lo sei scelto da solo. Cambio Nick. Ora, ridendo e scherzando, siamo arrivati anche al punto vendita, quasi. Forse. Eccoci qua. Quindi. Ma porca miseria, sto cartello. Tagliare anche quello. Anche il cartello tagliamo. Sì. Tanto il paletto sarà di legno, no, dal cartello, quindi bruciamo anche quello. Facciamo un cippato. Via tutto. Allora. Manovra di nuovo, togliamo già la copertura. Abbassiamo già la rampa. E facciamo la vendita degli ultimi pig. Forse. Vediamo. Eccoli qua. Speravo di riuscire ad arrivare al centone, invece ai 100.000 non ci arriviamo. Però dai, qualche soldo ce l'abbiamo fatto. Qualche soldo ce l'abbiamo fatto. Io c'ho un italiano, ragazzi, che è una roba... Italiacano. Esatto. D'altronde, ragazzi, io ho imparato l'italiano sull'enciclopedia Treccani, quindi non è che posso sapere parlare bene. Allora, qua il tempo stringe, ormai siamo alla mezz'ora di video, quindi andiamo in farm, mettiamo giù alla bene e meglio questo carro qua, che poi vedremo dove andarlo, vedremo di trovargli un posto, e andiamo a vedere cosa fanno caposquadra e stagista. Disastri, quindi li salutiamo e chiudiamo qua la puntata, perché qua il tempo stringe. Allora, in farm ci siamo arrivati, parcheggiamo qua di fianco, poi vedremo un attimo da farsi, spegniamo tutto, ottimo, e andiamo al campo, credo 12, dai, siete a 12? 30. Tagliare. Cavolo di albero. Siete al campo 30? Sì, con la Johnson Red in mano. Finché la Johnson Red in mano, va bene. tagliare. Eccoli qua, i miei ragazzuoli. Ma dai, semmai gli smussiamo un pochino il tronco. Cioè, tu intendi circoncidere? No, proprio dargli una bella smussata all'apice, proprio in fondo lì, che caschi da una parte, punto e basta. Vabbè, non inoltriamoci in discorsi che è meglio non fare, visto che stasera abbiamo già dato. Quindi, come potete vedere, la trebbiatura di mais è finita, è rimasto solo un campo da fare dove faremo ulteriore trinciato. Sono tornati in trebbiatura d'orzo perché ne avevamo seminati veramente tanti, quindi c'era ancora dell'orzo da trebbiare. Quindi, ringraziando Red Strike, grazie a te,
che mi fa da sacco da box. Sì. E ringraziando il mio pugile Lele. Tu mi fai da albero da segare, tu mi fai. E tu mi fai girare invece. Quindi Red l'ho ringraziato, Lele l'ho ringraziato. Grazie a te. Quindi grazie ragazzi, siamo alla fine della 23esima puntata e noi ci rivediamo nella 24esima ragazzi. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. Ci sta? Sì sì. Sì? Ok. La cappella la prende quando c'è il sole. Esatto. Bravo. Sto anche registrando così poi la metto a fine puntata. Ecco. No.